Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di Santa Marta. Sappiamo dai Vangeli, in parte l'abbiamo ascoltato, che Marta era la sorella di Maria e di Lazzaro. Maria l'abbiamo celebrata esattamente una settimana fa, il 22 luglio, che è Maria di Magdala, e una settimana dopo la Chiesa celebra la memoria della sorella. Abbiamo ascoltato queste splendide letture, specialmente la prima. Nella prima abbiamo ascoltato esattamente insieme la stessa lettura le due volte in cui San Giovanni, unico tutta la Sacra Scrittura, dà la definizione di Dio. Dio è amore. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore, Giovanni 4,9, e Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui, proprio all'inizio e alla fine. Santa Marta in realtà, come sappiamo, rappresenta l'amore in parte, chiamiamolo operoso, percepibile, la sua accoglienza, la sua bontà, il suo servire il Signore con cose molto semplici, preparandogli una buona tavola e preparandogli una buona accoglienza, le cose necessarie per... E questo si può comprendere come l'amore, quando c'è, perché c'è un sacco di gente che si fa un sacco di domande, di problemi, ma che cos'è l'amore, come devo amare in questa circostanza, in quest'altra, in destra e a sinistra. L'amore è la cosa più semplice del mondo, quindi è volere il bene, un affetto verso un'altra persona e fargliela percepire, l'amore fraterno, con gesti che sono vicini, al tempo stesso profondi, discreti, belli e adatti alla situazione in cui si trova. Chiaro che l'amore verso un povero si manifesta aiutandolo, l'amore verso un pellegrino come era Gesù si manifesta accogliendolo, l'amore verso una persona che è afflitta si manifesta consolandola, eccetera. Quindi assume tutte quante queste indefinite facce e quando c'è nel cuore non c'è bisogno di stare troppo a pensare ma che devo fare, che non devo fare, uno lo fa e basta. Dio è amore e solo chi sta nell'amore, tante volte io l'ho detto nei miei interventi che San Giovanni al termine della vita non dice nient'altro che questo, rimane veramente in Dio e Dio in lui. Questo è l'unico vincolo che ci lega al Signore, come dice San Paolo nel Divino la Carità, la fede sparirà, la speranza sparirà quando saremo in paradiso, ma la carità parte dal cielo, dalla terra e ci raggiunge e rimane con noi eternamente in cielo. Ecco, ora il segreto per conservare questo amore nel cuore è avere la presa della corrente sempre innestata nella sorgente, perché se non andiamo nel generatore, che è Dio, l'amore, l'amore in noi non c'è. Allora l'episodio del Vangelo, che poverina Marta a causa di questa cosa a volte è un po' presa come l'emblema, ecco, della troppa attività, quindi dell'essere un po' faccendiere pregando poco, ma non era così, quindi questo è un discorso che Gesù trae l'occasione per dare un insegnamento più grande. In quel momento Marta forse ha fatto qualche piccola defaianza, ma lei comunque lo viveva, cioè che la cosa più importante è stare ai piedi di Gesù e autenticamente, quindi soprattutto davanti al Santissimo Sacramento o davanti o nel tempo santo e benedetto della meditazione, perché se non ci riempiamo dell'amore di Dio noi non lo viviamo e non lo diamo al prossimo, ma anche quando ci sforziamo di fare qualcosa di buono compiamo azioni, ecco, affannate, disordinate, agitate e fatte malamente, cioè anziché sta a pensare questo non lo fa, quello non lo fa, quello non mi aiuta, questo non lo fa, e questo chiaramente non piace a Gesù. Perché il nostro amore sia autentico, sia vissuto bene, occorre che sia sempre alimentato alla divina fonte. Quindi, e percepito, ecco, noi dobbiamo ricordare che è una componente essenziale, e io lo sto capendo in questo tempo più che mai, della nostra conversione, l'imparare a leggere gli infiniti "ti amo" che Dio semina nella nostra giornata, nella nostra vita, nella nostra esistenza. Perché l'amore di Dio deve raggiungerci al cuore. E è un problema, cioè non è un problema soltanto amare. È un problema anche lasciarsi amare, perché San Giovanni dice in un altro punto
No, non questo punto. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Significa non soltanto il principio teologico che Dio ha l'iniziativa delle cose, che tutto parte dalla sua grazia, questo lo sappiamo, ma meditando bene su questo, se tu non ti lasci amare da Dio, quindi se tu non vedi l'amore di Dio dappertutto, perché tutta la nostra vita, qualunque vita fosse, è un canto di amore di Dio per noi, non risponderai né a Dio e né amare il prossimo. Quando qualcuno cerca l'amore e dimostra l'amore in giro in continuazione, è perché non ha trovato la sorgente dell'amore. Perché se trova la sorgente dell'amore non cerca più niente da nessuna parte. Questo è proprio fisica, matematica spirituale. Ecco. E quindi è un processo fondamentale della nostra conversione. E in questo la vita nella Divina Volontà è veramente uno spettacolo. Con tutti quanti gli insegnamenti sul fiat creante, sul fiat redimente, sul fiat santificante, sull'impegno nel vedere la volontà di Dio e i suoi regali anche nelle piccolissime cose, nelle persone che ci mette a fianco, negli eventi che ci fa vivere, eccetera, è formidabile. Io mi sto convincendo, dalle cose che vedo in me, intorno a me, che la vita spirituale decolla quando si è compreso e visto, proprio percepito, per quanto è possibile farlo nell'orizzonte della fede, l'amore continuo che Dio ha per noi. E San Giovanni stesso, che era un grande esperto dell'amore, dice che l'amore scaccia il timore. Chi teme non è perfetto nell'amore. Qualunque forma di paura, di timore, vuol dire che ancora non si è liberi e sereni nell'amore di Dio. E quindi quello deve essere il primo impegno spirituale. Se un impegno spirituale che mi devo far amare da Dio, è come sì, e scoprire l'amore di Dio, sì, e sta la mattina alla sera a pensare a tutte quante le cose in cui Dio ti dice il suo ti amo ininterrotto. Bene, la Divina Maria, che conosce benissimo questo e che ha avuto un'esperienza assolutamente più grande in assoluto che si possa avere di quanto forte e intenso, fecondo e travolgente, oserei dire, sia l'amore di Dio che l'ha ricambiato perfettamente, sia nei suoi confronti che nei confronti di tutte le creature che ama con amore tenerissimo e infinito, ci aiuta e ci mette alla sua scuola per poter crescere nella conoscenza dell'amore di Dio, nel ricambio dell'amore nei suoi confronti e nello spandere e diffondere il suo amore su tutte le creature. Siano lodati Gesù e Maria.